Allora, la mozione che andiamo a votare adesso, in realtà, a parte il fatto che, diciamo, però apprezziamo la buona fede per cui, insomma, si tratta l'argomento e anche quanto esposto dalla consigliera Mussolini, fa un po' di confusione tra occupazioni, ERP e interventi, competenze. Questo insomma, per premettere che bisogna chiarire un pochino alcuni aspetti. Tra l'altro non chiede esattamente un censimento, non richiede di effettuare un censimento, ma chiede di comunicare i dati del censimento. È una cosa sostanzialmente diversa, cioè impegna a fare completamente un'altra cosa. Allora, premesso che appunto non stiamo parlando di case popolari e quindi di edilizia residenziale pubblica in questo caso, ma di immobili occupati abusivamente, tra l'altro inserendo anche quelli privati. Il Comune di Roma non ha competenze in questo senso, è la prefettura che ha i dati e poi anche, diciamo, per ragioni di sicurezza a volte non vengono forniti. Sono stati forniti appunto al prefetto Tronca, inseriti all'interno di una delibera e quello è il dato, diciamo, essenziale da cui tutti, diciamo, poi nelle discussioni e nell'affrontare il tema partiamo. Un altro aspetto invece dell'impegno riguarda il censimento delle persone che occupano abusivamente e anche questo è un dato, diciamo, come richiesto. Un po', diciamo, difficile da mettere in pratica. Questo intanto per la difficoltà di entrare a censire negli immobili e poi per la grande, per i cambiamenti, per la mobilità che questo dato ha nella realtà, nel senso che censire, con molto anticipo degli immobili che poi vengono sgomberati, diciamo, non si sa quando, perché la competenza tra l'altro non è di Roma Capitale, come nel caso anche citato dalla consigliera Mussolini, lo sgombero citato non è partito da Roma Capitale. Quindi è chiaro che ci deve essere una sinergia, però andare a censire laddove non sono previsti, no, degli sgomberi in un tempo relativamente breve successivo al censimento, laddove si riesca ad entrare, perché spesso appunto è difficile entrare per censire, ma laddove ci si riesca, se non lo si fa in tempi molto ravvicinati allo sgombero, e anche questo non è garanzia di avere un censimento, perché poi nel momento dello sgombero magari si trovano persone completamente differenti rispetto a quelle censite. Nell'ultimo è successo di trovare molti più minori durante lo sgombero piuttosto che col censimento fatto dalla polizia e poi anche dal Comune di Roma. Quindi diciamo che su questo tema è sicuramente un tema all'attenzione della maggioranza, su cui fra l'altro gli ultimi eventi hanno posto ancora maggiore attenzione, ma noi indipendentemente dagli eventi dobbiamo costruire un'azione programmatica. Per fare questo chiaramente il Comune non può essere solo, proprio perché per alcuni aspetti non è propria competenza questo. Si deve costruire quindi un percorso con più attori competenti che stiamo pensando, che stiamo studiando, noi consiglieri competenti come commissioni competenti e gli assessori di riferimento. Quindi noi ci asterremo nella votazione. In quanto appunto, diciamo, comunicare dei dati che in parte non possono essere previsti, non possono essere, però chiaramente anche la volontà politica di cercare di avere un controllo per quanto possibile, per quanto di competenza, ma appunto in sinergia con altri soggetti, attori anche, diciamo, più coinvolti nel merito rispetto a Roma Capitale, è chiaro che è intenzione di questa maggioranza. Grazie.